Siamo qui in un luogo della cultura qui a Roma, diffondete, è indistruttibile, diffondete un po', stiamo facendo una diretta, dai che ce la facciamo. Adesso eccolo qua. Buongiorno a tutti, avvicinatevi pure se c'è un po' di sole, avvicinatevi, venite più vicini, non tutti, fermi. Avvicinatevi, è vero che c'è l'ombra, però non è nulla di grave un po' di sole. Ve lo dice uno che è costretto a guardare Gasparri, la Santanchè e Franceschini quotidianamente. Avvicinatevi cortesemente. Ora, varie questioni. Prima, sia l'altro ieri al mercato di Ponte Milvio con Virginia Raggi, che oggi, coloro che non sono mai stati responsabili dell'orgia di spartizione di appalti di denari dei romani, ovvero noi, il candidato sindaco Virginia Raggi, noi che ci mettiamo la faccia perché stiamo senza scorte regolarmente nei mercati a parlare con chiunque, siamo noi coloro che si diciamo che ricevono tutta la frustrazione di tanti romani, giustissima frustrazione, che ci dicono: ma voi quando salirete lì sopra vi comporterete come gli altri. A parte che è tutto da dimostrare, comunque siamo chiaramente, qualora ci dovessimo comportare come gli altri, siete tutti autorizzati, ma anche spinti a prenderci a calci nel culo. Uno. Due. Fermi un attimo. Due. Qualcuno dice: chi mi garantisce appunto che non anche voi non vi comporterete come gli altri? È come chiedere a me se l'oste è buono il vino. Io non vi dico fidatevi di me, io non ve lo dirò mai. Io vi chiedo di verificare tutto quello che vi diciamo, verificare che sia vero quello che stiamo dicendo e stiamo facendo in Parlamento, e vi chiedo però anche di valutare il fatto che se siamo entrate rifiutando tutti i privilegi c'è una spiegazione, che è molto diversa da quella che si dice soltanto: restituiamo i soldi, li mettiamo in un fondo e con questo fondo sosteniamo la piccola e media impresa. E lo facciamo, sappiate che con i soldi che ci stiamo tagliando di stipendi e che per legge ci spetterebbero e che a me personalmente come a tutti voi mi farebbero molto comodo, perché a me prendere uno stipendio pieno a 12.000 euro mi farebbe comodo e mi comprerei casa al quartiere Flaminio dove sto in affitto, come farebbe comodo a chiunque. Comunque con questi soldi sosteniamo la piccola e media impresa, perché è il tessuto economico del paese, però ancor prima dell'utilità reale e concreta che c'è grazie al taglio dei privilegi, io vi invito a pensare a questa cosa che io ho capito in 3 anni di Parlamento. Il problema dei privilegi è che sono come la droga per i politici, tale e quale. Se qualcuno di voi ha provato nella sua vita la droga, avrà fatto un discorso semplice: provo, tanto non ci casco, io non mi lascio fregare, una sniffata e via, vediamo che cos'è, mi va di provare, io sono diverso dagli altri, non mi farò fottere da questa merda. Tutti quanti ragionano in questo modo. Sappiate che per i politici i privilegi sono la stessa identica cosa. La corruzione parte prima qua dentro e poi finisce nel portafogli. Prima è mentale la corruzione in quel palazzo. Montecitorio, ci sto ogni giorno alla Camera dei Deputati, è costruito per farti staccare dalla realtà, vivere una vita parallela che non è quella reale, dove qui ci sono delle case dove non c'è l'acqua potabile nel 2016 qui a Roma. Questo è il mondo reale, non Montecitorio, dove se ti cade qualcosa arriva qualcuno a raccoglierlo e ti trattano come un nobile dell'ancien regime, è costruito come se fosse Versailles. Io lo dico sempre. Il problema è che certi privilegi sono per i politici appunto come la droga, e li fanno staccare dalla realtà, li fanno giustificare una serie di porcate che mai avrebbero giustificato prima di entrare nelle istituzioni. Così facendo, una mazzetta per loro non è più una mazzetta, ma è un regalo che qualche imprenditore gli ha fatto perché ha fatto un buon lavoro. Non è corruzione. Ma come non è corruzione? Che sarà mai un Rolex che mi ha dato il principe saudita? È semplicemente un regalo. Fermi un attimo, è solamente un regalo. Magari questi ragionamento dei membri del governo vanno, fanno degli affari sul petrolio e ricevono dei regali. Ah, ma è un regalo? Che sarà mai? 25.000 euro di Rolex? Che sarà mai? È la corruzione mentale. Tu inizi a entrare in un meccanismo e non ne esci più, come un drogato. Inizia a giustificare qualsiasi cosa, l'avere l'auto blu, ma io mi devo difendere dai cittadini, devo sbrigarmi perché ho tanti affari, io sono un onorevole della Repubblica. Prima qualcuno mi diceva: onorevole, qui per favore, e facciamoci una foto. Pure questa cosa dei selfie deve finire. Se noi impiegassimo tutto il tempo che impieghiamo a farci delle foto, a diffondere l'informazione del Movimento 5 Stelle, il programma e le battaglie, già staremmo al 51% in questo paese. Devono finire queste cose.
Non potete trattare un parlamentare come una star. Non siamo star, siamo dipendenti del popolo italiano che ci stiamo sgolando da 3 anni, tutti i sabati e le domeniche, perché non vogliamo dargliela vinta, perché lavoriamo per quelle creature che stanno qua in questo parco e che non possono avere la vita segnata da 34.000 euro di debito che loro non hanno contratto sulle spalle appena nati. Lavoriamo per i bambini. Io ieri stavo ad Aversa, che si ammalano di tumore perché questi delinquenti insieme al crimine organizzato hanno sotterrato rifiuti, e ci sono anche piccole terre di fuochi anche intorno a Roma, anche nelle periferie romane. Anche qui si muore di tumore per gli inceneritori, per le discariche, alcune discariche abusive, per questi cialtroni e lobbisti dei rifiuti che hanno mangiato sulla nostra pelle in tutti i sensi grazie alla politica che gli ha garantito gli appalti, perché i corrotti non avrebbero la forza che hanno senza i politici che gli hanno garantito appalti, le mafie non avrebbero la forza che hanno senza la corruzione della politica. Sto urlando troppo? Qualcuno non vuole votare il Movimento 5 Stelle perché ho detto 2 parolacce, perché ho urlato troppo, perché mi sono sgolato? Mi piacerebbe che voi vi trasformaste in una mosca un giorno e vedeste tutto quello che vediamo io e Paolo Taverna ogni giorno in Parlamento, vedeste come distruggono la nostra vita, come rubano i nostri soldi, come li investono nelle grandi opere quando le grandi opere non portano posti di lavoro. Mi piacerebbe questo. Questo è un paese strano, per capirlo ti devi mettere, devi fare una verticale, lo devi vedere al contrario, a testa in giù, e forse capisci qualcosa. Un paese strano dove ancora tante persone galleggiano con questo sistema e si accontentano di pensioni micragnose, di sopravvivere piuttosto che di vivere in maniera dignitosa. Questo è un paese perbenista che se dici cazzo c'è la mafia a Roma c'è chi si scandalizza per il cazzo in questo paese. È così! Non ti voto perché hai detto una parolaccia, non ci votate, io non voglio il voto e basta. Sto chiedendo da 3 anni un po' di attivismo, e chiaramente lo dico a voi che state qui domenica mattina sotto il sole, e vi ringrazio, in un luogo dove ho letto, io non lo sapevo che ci fosse qui un luogo culturale così bello, non lo sapevo, sono di Roma, non lo sapevo, non te lo dicono. I giornali, i gossip, la cultura sulla cultura non investe nessuno perché dicono che non si mangia, no, ci mangiano solo loro sulla cultura, quando ci dovrebbe mangiare il popolo italiano, nel senso ci potrebbero creare tanti posti di lavoro. Io non lo conoscevo questo posto e leggo che qui hanno studiato Rommel e Remo. Ecco, noi del Movimento 5 Stelle veniamo nei luoghi dove hanno studiato Rommel e Remo, il Partito Democratico e la destra sono andati nei luoghi dove vivono Buzzi e Carminati a chiedere appalti, da Rommel e Remo a Buzzi e Carminati, scegliete da che parte stare. Scegliete da che parte stare, però basta lamentarsi, c'è una speranza, io ci credo con tutto il cuore, perché nel 2008 ero con Stefano Vignaroli, 2007, in un bar, non mi ricordo, a Torre Vecchia, in 4, a provare a buttare giù un programma in un consiglio comunale, ci siamo candidati, non c'era neanche il Movimento 5 Stelle, c'era la lista civica Amici di Beppe Grillo, il movimento è nato dopo, e sognavamo un domani di entrare nelle istituzioni, e ricorderò sempre che le persone ci prendevano per matti, io facevo volantinaggio al mercato di Torre Vecchia, ma voi che fate? Siamo di questa lista civica, vogliamo entrare in Campidoglio, voi, sì, un domani in Parlamento, voi in Parlamento, a distanza di 5 anni siamo entrati con 9 milioni di voti e 2, io e Stefano che facevamo volantinaggi in quel mercato siamo diventati parlamentari della Repubblica, portavoce dei cittadini, e abituatevi a trattarci come dipendenti dei cittadini, perché ci pagate lo stipendio, ce lo pagate limitato rispetto agli altri, ma io non mi lamento perché vivo una vita stradignitosa, ciò nonostante ho restituito 170.000 euro del mio stipendio in 3 anni, e sono tanti soldi, e c'è qualcuno che non ci crede a questa roba. Io vado al mercato e gli dico l'ho fatto, sì, siete tutti buoni a parlare, porca puttana, io l'ho fatto, vorrebbe girare con tutti i bonifici che mi fa grazie a Dio Selena, e restituiscono, perché molte persone non ci credono, chiaramente abituati allo schifo, ma pure loro, metteteci alla prova una volta, dateci un'occasione di dimostrare che siamo in grado di rispettare i patti, però sappiate che amministrare Roma sarà complicato, e ve lo dico prima del voto, non la settimana dopo, vi dico che il primo anno sarà complicato perché avremo tutti quanti coloro che si sono mangiati questa città coalizzati per buttarci giù, palazzinari, partiti politici, lobbisti del cemento, lobbisti dei rifiuti, tutti quelli che hanno divorato, raso al suolo la capitale d'Italia, saranno coalizzati per evitare il cambiamento, perché se dovessimo vincere e ben amministrare Roma sarebbe il dramma per il sistema partitocratico, da lì sempre degli episodi positivi uno dopo l'altro ci sarebbero, aumenterebbero, circoli virtuosi verrebbero messi in campo.
però alziamo anche un po' i toni, iniziamo a ricordarci che queste persone ci hanno ammalato, ci hanno impoverito, ci hanno manipolato con l'informazione, ci manipolano ogni giorno. C'è il Presidente del Consiglio che dice prima il referendum ad ottobre, se perdo mi dimetto, poi sono gli altri che l'hanno personalizzato troppo, poi di nuovo torna indietro, dice che chi non vuole votare il referendum del se vincono i no ci sarà il paradiso degli inciusci. Lui che è finito in Parlamento è il Presidente del Consiglio grazie ad una congiura di palazzo, grazie alla rielezione, ce le dimentichiamo queste volte, per la seconda volta mai successa nella storia della Repubblica Italiana, di Napolitano, il peggior Presidente che abbiamo mai avuto, uno che è entrato in Parlamento nel 1953, l'anno della morte di Stalin, sono 63 anni che lo paghiamo. E grazie a queste congiure di palazzo, solo per ostacolare il Movimento 5 Stelle, si sono coalizzati tutti quanti, e lo sono. Non credete che ci sono differenze? Qual è la differenza tra Giachetti e la Meloni? Ditemi. Vanno per i centri anziani a dire io sto dalla parte dei pensionati, degli anziani. Entrambi hanno votato la riforma Fornero, che è un dramma, perché costringe gli anziani ad andare in pensione a 70 anni. E questo impedisce l'entrata nel mondo del lavoro a tanti tanti giovani, che l'unica scelta che hanno davanti è scegliere in quale paese espatriare ormai. Questo è il dramma, no, la legge Fornero, e l'hanno votata Giachetti e la Meloni entrambi, e ora invece si lamentano, dicono che cambieranno. Questi hanno governato e dicono con noi cambierà tutto. Ma se avete governato voi e dite di aver governato bene, perché volete cambiare? È comodo per Giachetti e la Meloni fare campagna elettorale con 12.000 euro al mese di stipendio da parlamentare della Repubblica, nessuno dei due si è dimesso. Virginia Raggi non ha uno stipendio pubblico, Virginia Raggi esce come consigliera comunale, vive del suo lavoro e fa campagna elettorale faticando del suo lavoro, senza rimborsi, senza un'auto blu, con il volontariato di tutti noi. Questo è il movimento, ma lo capite che la più grande rivoluzione è non avere soldi da grandi lobbisti, gruppi di potere o criminali che poi ti controllano una volta entrati dentro? Solo di questo vi dovete fidare. Potremo sbagliare, ma sbaglieremo sempre in buona fede, senza qualcuno che ci ha dato quattrini e poi ci chiede in cambio un appalto, ci chiede in cambio un favore, ci chiede in cambio l'assunzione per i suoi parenti più stretti. Questo non succederà mai, perché non dobbiamo dire signor sì a nessuno, a parte il popolo italiano, a parte i cittadini romani. E questa è l'enorme differenza. Io mi sto scolando, ieri stavo a Benevento la mattina, dove a Benevento è candidato sindaco ad oggi, sostenuto da tutto il centrodestra, Clemente Mastella è candidato sindaco oggi di Benevento. È incredibile. Uno che entrò in Parlamento nel 1976, ma sono tutti, la Meloni è tutta la vita che fa politica, Salvini è entrato in politica nel 1993, pensate, Salvini è sceso in campo prima di Berlusconi. Salvini nel 93, Berlusconi nel 94. Io stavo al liceo scientifico Farnesina quando Salvini già iniziava ad essere pagato dai soldi pubblici. Roma Nord, altro ci... le scuole le avete viste. Che altro ci serve per tirare sulla testa, smettere di stare ore e ore sui divani facendo zapping, che la televisione è manipolata, è controllata? Cos'altro ci serve per tirare sulla testa e smettere anche di accettare i bonus? La politica dei bonus è la cosa più oscena. Oggi Roma è tutto un cantiere, perché devono dimostrare che fanno qualcosa prima delle elezioni, no? Questo si chiama asfalto elettorale. Questa è la Repubblica fondata non sul lavoro, ma sulle rotatorie da costruire prima delle elezioni. L'asfalto elettorale che ci prende in giro. Come avevate la possibilità di fare un lavoro, di tappare una buca, e non l'hai tappata prima, me la tappi solo in campagna elettorale. Orfini va in giro a tappa buche, iniziasse a pagare i debiti del Partito Democratico, non paga le sedi qui a Roma, e quando invece se un altro, un cittadino comune, non paga un affitto di un mese perché non c'ha quattrini, prendono e lo sfrattano. Però se sei il Partito Democratico puoi non pagare 170.000 euro. Questa è un'Italia ingiusta, ingiusta, in mano ai corrotti, in mano agli inetti, in mano a tutte le persone che hanno anche sfruttato la nostra accidia alle volte, la nostra ignavia, la nostra proprio il fatalismo del cittadino italiano che si abitua a tutto. Se noi lasciamo correre, lasciamo passare tutto, ci passeranno sempre sopra. Se continuiamo a lasciare passare qualsiasi nefandezza, continuano a passarci sopra, e lo fanno schiacciandoci con i carri armati, lo fanno manipolando l'informazione. Di me in questi 3 anni hanno scritto qualsiasi cosa, io me ne strafrego perché non li leggo più certi giornali. Ci incarto il pesce se vado al mercato di Ponte Milvio, compro i totani e me ce li faccio incartare, li piego e li metto sotto come zeppa sotto i tavoli se traballano, perché è finzione quell'informazione.
Sto utilizzando dei toni troppo forti, sono 3 anni di rabbia lì dentro, anche di frustrazione nel vedere un Parlamento che potrebbe occuparsi della povera gente e si occupa soltanto di lobbisti senza scrupoli. 7 decreti a favore delle banche in questi 3 anni, 7 decreti a favore dell'ILVA e non dei cittadini di Taranto negli ultimi anni, e scopri che le banche, tra cui Banca Etruria, sostengono la Leopolda, le convention renziane, scopri che la British American Tobacco, i lobbisti del tabacco finanziano Renzi, scopri che le cliniche private sostengono Renzi, e scopri che Angelucci, uno che ha interessi nelle cliniche private, licenzia Belpietro da Libero, ben molto amico di Verdini, perché in questa fase coloro che non sono abbastanza renziani vanno mandati via. Questo è fascismo che si maschera da democrazia, è peggio! Le dittature mediatiche tu non le capisci bene. Sono drammatiche le dittature mediatiche perché ti prendono in giro con i telegiornali, con la manipolazione dell'informazione, con un titolo diverso dall'intervista che io rilascio. Io rilascio le volte delle interviste, ma non le voglio rilasciare più perché il titolo è sempre diverso da quello che ho detto. Chiamo il giornalista e io non faccio i titoli, devi parlare con i titolisti. La prossima volta allora rilascio un'intervista a un titolista, perché tanto sanno che molti italiani leggono soltanto il titolo e si fanno un'idea diversa. Tu non li puoi neanche querelare perché ti dicono no, ma nell'articolo c'è scritto bene, meglio precisato, ma il titolo è totalmente diverso. Vedete come si manipola la televisione, quell'informazione. C'è la RAI che è in mano ai partiti, i giornali sono di Confindustria, di Benedetti, di Marchionne, molto amico di Renzi, delle banche, di Berlusconi. Io lo dico sempre, prima di credere ad un articolo che leggete, verificate chi c'è all'interno del Consiglio di Amministrazione dei giornali che pubblicano questi articoli. E a coloro che parlano di democrazia interna del Movimento 5 Stelle, ma ci rendiamo conto che siamo di fatto al terzo presidente del Consiglio non passato per elezioni? Ci rendiamo conto che alla Camera c'è una maggioranza abusiva e incostituzionale prodotta dal premio di maggioranza abusiva e incostituzionale del Porcellum, che il Movimento 5 Stelle ha preso più voti del Partito Democratico, ma siamo di meno? Ci rendiamo conto che al Senato la maggioranza si tiene in piedi da Alfano con Verdini, un condannato per corruzione che fa le riforme contro la corruzione? Ma stiamo scherzando? E allora vi prego, alziamo la testa. Io sto dando veramente l'anima, non mi risparmio mai. Alziamo la testa, perché ci vuole un popolo che non sia inginocchiato a ringraziarli per i bonus elettorali osceni che ci danno, ma che stia in piedi, a testa alta, a rivendicare diritti. Questo fa un popolo sovrano. Viva il Movimento 5 Stelle e buona domenica a tutti. Ora avete capito perché ho detto l'indistruttibile Alessandro. Eccolo qua.